De Angelis. De Angelis. Che fa? Si levi il cappuccio. Ah, scusi. Sta a casa sua, eh? Vabbè. Non è manco vero che a casa mia porto sempre il cappuccio. Che ha detto? Cioè, non è che lei, tipo, cioè, è mia madre. Nel senso, io dico, mia madre, tipo, mo può dire se porto sempre il cappuccio. Senta, vuole che la bocci subito oppure le faccio qualche domanda prima? No, in caso mezzo aspetterei le domande. Ok. Come è da forma. No. Allora, De Ange... Qua che è successo? Ah, no, quello ho usato per fare zeppe per tavolo. Perché siccome, cioè, il tavolo mio dove studio mezzo che nazica, allora, cioè, praticamente ho fatto... Cioè, ho usato la carta per fare un po' zeppe, perché basculando mezzo che... Certo. Mi dava un po'... Quella poi è la carta buona per zeppe. È fatta apposta. Senta, vedo che non ha fatto la triennale qui lei, no? No, infatti la triennale ho fatta a OIADAP. Allo? È lo OIADAP, l'Istituto Arte, Design e Arredamento Presa Bene. È un'università? Ammazza, oh! 9.000 euro l'anno! Alla fine ti danno pure mezzo diploma con la maglietta in cappello! Mezzo diploma, la maglietta e il cappello? 9.000 euro! 9.000 euro! Un affare! Va bene, senta, allora poi si mette il cappello, va in segreteria e vede se le convalidano qualche esame. Allora, mi dica quello che vuole lei su Marcel Duchamp. Ammazza, oh! Cominciamo con le domande facili! Ah, è facile? Ammazza, è Marcel! Fa piacere, interessante, perché sa che Giulio Carlo Argan lo definisce uno dei più importanti artisti rivoluzionari del Novecento. No, no, ma infatti, cioè, non è che mi pongo contro R. Julius Carlos, cioè, che comunque era uno che le cose di storia dell'arte, cioè, proprio sapeva a stecca. Però, secondo me, quello che R. Julius Carlos Argan non ha detto è che R. Duchamp era il capo di Sgravoni. Era il kill? È il capo di Sgravoni, cioè, nel senso, ma lui ha fatto delle cose che va là a fa oggi. Ma t'arrestano. Il capo degli sgravoni. Sì, cioè, ma proprio nel senso, cioè, quello che faceva gli sgravi più grossi, ma nel senso lui, ma te faceva dei cose, oh, ma tipo i ready made, lui ti piava un cesso, metteva dentro al museo, te faceva, oh, sì, questo non è un cesso, questa è un'opera d'arte. Cioè, voglio dire, ma te, dentro la storia dell'arte, c'entri proprio a gamba tesa, ma quantomeno per arroganza. Non lo so, che altro vuoi farsi? Vuoi corcare de botte tutti quelli che entrano dentro al museo? Ma poi c'è la cosa più sgravata che lui ha fatto. Lui un giorno si è chiuso dentro lo studio, mille bomboni d'oppio, a una certa non ci ha capito più niente, ha flashato, sboh, ha fatto i baffi alla Gioconda. Cioè, ma va là a fa oggi, oh, ma va là a fa oggi. Ma va al Louvre a metti i baffi alla Gioconda, ma t'arrestano subito. Certo. Infatti io una volta sono andato con Roscio, che... Però mi sa che non conosce lei, Roscio. No, purtroppo no. Roscio è un amico mio do IADAP. Siamo andati al Vittoriano e avevamo fatto sopra il Vittoriano delle scritte contro le guardie. Oh, allora, Roscio, dovevamo scrivere tipo guardie piccolo, infami gigante. Cioè, perché alla fine, nel senso, il concetto che le guardie sono infami è una cosa mezza pleonastica. Cioè, quasi che tipo potremmo scrivere solo, tipo, soltanto guardie. Invece, secondo me, per rimarcare questo concetto dobbiamo fare una cosa tipo guardie sbo, infami sbo. Come deve arrivare, basta cantare. Dai, guardie infami. Cioè, che comunque il nostro era un atto di protesta mezzo giusto, anche per criticizzare comunque un monumento che, secondo me, è tipo mezzo iper sopravvalutato. Vabbè, vogliamo cambiare completamente? Magari, forse è meglio. Meglio, mezzo meglio. Mezzo meglio, infatti, per rubarmi proprio le parole di bocca. Di bocca. Le voglio fare un'altra domanda, allora. Mi vuole parlare dell'uso della luce nella fotografia di Marzia Pellegrino? Come la conosci, Marzia Pellegrino? Come la conosco, Marzia Pellegrino? Marzia Pellegrino è una delle più importanti fotografe di questo momento. Ma non è vero, ma stava in classe mia a OIADAP. È una deficiente che il padre gli ha comprata la reflex e fa soltanto foto ai pozzangheri gatti. So pure mezze brutte in cool. Scusi, non vorrei che questa cosa poi esame va male. No, non sarà per questo. Marzia Pellegrino espone al MoMA, a New York. Ma che davvero, zì? Quattro finestre... Una pozzanghera. Il gatto. Un altro gatto. Another cat. Il gatto che fuma la sigaretta. Smoke the cat. Gatto vero che i gatti finti. Pasolino che legge Pasolini. Vabbè. Quindi. Questa è la mia preferita. Flying carpet. Tappeto volante, mortacci su. Mi parli dell'uso della luce in quest'opera, perché lei saprà che quest'opera è stata paragonata ai mangiatori di patate.
Senti, io di st'opera gli posso dire che gli ha scontornate roscio. Qua la deficiente non era manco capace a usare Photoshop. Quella gli ha fatto stalking 3 settimane, alla fine gli ha fatto perché gli faceva pena. Va bene, per me è sufficiente così, può andare. Vabbè, ma quindi sono andato bene? Sì. Ah, grazie. Ma tipo il voto non me lo mette? Vuole il voto? Cioè, voglio dire, sono andato bene, magari in mezzo 30. Ma voglia, ma che problema c'è? Non si nega a nessuno un mezzo 30. Arrivederci. 15? Ma si può fare 15? Mezzo sì. Vabbè. Oh, allora grazie. Ciao. Arrivederci. 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 Scusi, ho sbagliato l'arza. Oroshi, allora ci stiamo? Contro la dittatura delle guardie e contro quella del neoclassicismo? Cioè, perché in finale questi hanno sempre fatto come cazzo... Sì, spray.